Buongiorno. Buongiorno. In questi giorni siamo state in un posticino dietro al faro di San Vito Lo Capo. Come avete visto, abbiamo sceso le bici, abbiamo fatto una passeggiata in bici lungo la costa e poi la prima giornata di mare ieri nella spiaggia di San Vito Lo Capo, un paio d'ore. Sì, giusto per ustionarci. Infatti, malgrado la crema, mi sono un po' bruciacchiata. E poi ieri sera siamo venute nella, vabbè, nel parcheggio qua, insomma, della riserva dello Zingaro. Adesso stiamo andando a fare l'escursione alla riserva. Alla riserva. Stiamo raggiungendo la biglietteria, si paga un ingresso di 5 euro e pensate che non si possono portare nemmeno gli ombrelloni. Esatto, quindi. Quindi ci siamo armate di cappellino, tanta acqua. Siamo sprovviste anche di mangiare, quindi adesso vediamo se c'è un bar dove possiamo prendere dei panini o comunque qualcosa per affrontare l'ora di pranzo, che già dopo 20 minuti di camminata secondo me avremo fame, ma vabbè, dettagli. Allora, il percorso sarebbe di 7 km ad andare e 7 km giustamente a tornare, quindi in tutto sono 14 km. In più se aggiungiamo la discesa nelle varie calette. Vediamo quello che riusciamo. Vediamo se il mio ginocchio non mi stressa troppo. Il caldo pure non ci stressa. Il caldo, magari riusciamo a farlo tutto. Il pranzo ce l'abbiamo, eh. Sono giusto un pochino enormi, però vabbè. Lungo il percorso ci sono anche dei musei aperti e gratuiti. Adesso infatti andiamo a vedere il Museo delle Attività Marinare. Quindi la prima caletta che abbiamo ripreso dall'alto è Cala Tonnarella. Ok, facciamo una mini pausa qui nella caletta del Luzzo, ci diamo una rinfrescata e poi proseguiamo. Volatili, qui paniziati. Siamo ripartite. Magnetto. Anche se salita. Sì, abbiamo iniziato la salita. L'idea di addentare il panino era molto forte, ma visto che sono ancora le 11, dai, aspettiamo. Abbiamo fatto anche una chiacchierata con un signore, ci ha chiesto di dove eravamo, Poi quando gli ho detto che ero della Sardegna, dopo aver fatto i complimenti per essere sarda, ci ha raccontato tutti i suoi giri in Sardegna, che erano belli lunghi, quindi ci ha trattenuto parecchio. Infatti la moglie ci ha chiesto se ci aveva fatto la testa così carini. Quella è una grotta preistorica. Ci si può anche arrivare. Sì, ci possiamo fare.
Allora, siamo state al Museo dell'Intreccio, dove c'era un signore che ci ha spiegato un po' il significato anche del nome della riserva, che dello Zingaro. Praticamente negli anni 50 c'è stato un eremita, un tedesco, Hans Giovanni, in italiano, che ha vissuto qua una decina di anni, e quei dipinti che avete visto nel video di quelle donne le aveva fatte lui, perché sicuramente non ha sofferto di solitudine, perché vicino alla riserva c'era un villaggio turistico, quindi di turiste ne ha viste parecchie. Ci ha spiegato anche la differenza tra nel dipinto tra una donna e l'altra, che una era la classica mediterranea, la classica siciliana, quindi sorriso smagliante, donna normale, tranquilla, dipinta bene, insomma, mentre l'altra aveva tipo gli occhi satanici, il sorriso un po' arrabbiato, e poi aveva queste braccia mozzate, che stava a significare che sicuramente quell'altra non gli ha fatto proprio tanto bene a questo, sì, lui a questo Zingaro. Avrà esaurito le carte di credito. Molto interessante. Sereno. Adesso stiamo proseguendo, ci ha anche spiegato un po' come proseguire, che poi più avanti nell'ultima caletta ci sarà praticamente un sentiero solo sotto il sole cocente, quindi un'ora di cammino senza manco una palma. Adesso valutiamo un po' cosa fare, anche perché lui ha detto che le due calette sono raggiungibili tramite un sentiero intercostiero, giusto? Sì, costiero. Ma io poco fa, non stavamo ancora riprendendo, ho detto sentiero intercostale. A posto, qui non è più questione di caldo. No, dici di no. È di fame adesso. È giunta l'ora. Allora, questo è pane cunzato senza ricci, perché non è che andiamo matte. Sì. E questo è pane con le panelle, che sono delle frittelle di ceci. Sì, sì, buon pranzo. Proprio. Qualcuno ha voglia di riportarci indietro, sì, fino al van? C'è un casi passaggio. Dai, ci vogliono solo due orette. Stiamo tornando indietro, anzi stiamo risalendo. Vedete che non è lontano, nel senso che il camper sta più o meno lì dove c'è quella torretta lì. Quindi è vicino, attimo, vicinissimo. Un attimo. Così arriviamo. Questo, Praticamente sì, è come un ricamo. Praticamente questo qua, la cucitura non è che la possiamo fare a casa, cioè deve essere dentro sto triangolo. La foglia ci vogliono per seccare bene, ci vuole con le temperature che abbiamo noi 15-20 giorni, già questa è secca, anche prima, dipende da quello che è. Sì, sì, siamo quasi. Ah, anguria, è da 2 ore che chiediamo l'anguria. Sosta, frutta e caffè fatta. Adesso stiamo raggiungendo il van, manca pochissimo. Lo spostiamo da qui, andiamo a cercare un posticino all'ombra, faremo una bella doccia, poi ci rispostiamo per una nuova destinazione. Quindi o ci vedremo più tardi o ci vedremo domani. Giorgia, sei presente? Sì. Più o meno, sì. Dai, la doccia ti riporterà su. Speriamo.
Anche perché la nostra giornata non è finita, è ancora lunga. Esatto. Sono ancora le 4 del pomeriggio. Anche carico e scarico. Sono ancora le 4 del pomeriggio e ancora abbiamo da fare un sacco di cose. A notare le condizioni delle scarpe. Belle. Impolveratissime. Adesso, appena sarà possibile, le metteremo a bagno e le laveremo. Eccolo. 37 e 6. Dai, neanche tanti. Ne abbiamo visto di peggio. Le mie infradito. Nuovo modello a banana. Non sono tanto d'accordo col caldo del bagno, ma si sono un po' incurvate. I lavori post escursione nella terra, praticamente. Che carine scarpette lavate post mare, post terra, sì. Tutto buttato nelle grigie, abbiamo buttato una goccia, forse due gocce due gocce in terra giù di acqua.